Cari fratelli e sorelle, vi invito a prendere le vostre Bibbie e vi chiedo anche di accompagnarmi nella lettura di una bellissima promessa che si trova in Apocalisse 3:20. Quindi il testo che farà introduzione al sermone di questa mattina si trova in Apocalisse 3, capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ringrazio della lettura di questo testo che lo riprenderemo, sarà la conclusione di questo nostro sermone, sarà la ciliegina sulla torta. E ringrazio il pastore e la sua famiglia per così questo invito. Per essere qui con voi, ci sentiamo un po' io e mia moglie Anna un po' in famiglia perché ci conosciamo, diverse volte siamo venuti in questa comunità e siete sempre molto accoglienti e calorosi. E poi come dicevo anche ieri con questa vista, vabbè oggi no, oggi c'è un po' di foschia, però in genere c'è una bellissima vista da questa parte. E benvenuto anche a coloro che ci seguono in streaming per motivi magari diversi che siete impossibilitati a essere qui presenti con la comunità tutta, ma se ci pensiamo un po', il Signore è sempre in streaming connesso con noi, perché non è mai fisicamente, ma con una sua tecnologia, ancora prima che noi inventassimo lo streaming, in qualche modo noi lo sentiamo vicino. Per cui credo che anche con i membri di Chiesa, anche se non li vediamo, in qualche modo possiamo pensare che siano qua insieme con noi, voi potete anche pensare di essere qui. E allora, oggi vorrei parlare di famiglie. Di famiglie normali, di famiglie quotidiane, non le famiglie quelle l'ideale che noi abbiamo, ma ognuno di noi è una famiglia, non necessariamente anche sposati. Sapete che l'Istat censisce le famiglie italiane e un terzo delle famiglie italiane sono composte da una sola persona. È importante ricordare questo perché quando a volte anche come dipartimento invitiamo a ad esempio venire in estate al Poppi, al campo famiglia, qualcuno mi dice ma io sono da solo, posso venire? Perché nel nostro immaginario la famiglia è quando ci si sposa. Infatti quando uno è da solo gli diciamo quando metti su famiglia? Cioè quasi a dire che se uno è da solo è incompleto, non ha nessuno, non è neanche famiglia. E allora quando Dio dice vengo a salvare le famiglie, i single non dovrebbero essere conteggiati, sono una categoria a parte. Allora Gesù non era famiglia, Paolo non era famiglia perché erano da soli e Giovanni Battista non era famiglia. Ecco invece vorrei che ci ricordassimo questo, famiglia e ogni nucleo familiare. A volte questo nucleo è composto da una sola persona, a volte da due, a volte è benedetta con tanti bambini. Ma ognuno di noi è oggetto dell'attenzione di Dio e per cui ognuno di noi vorrei che si sentisse in qualche modo coinvolto in questo sermone. Vorrei partire da una domanda forse retorica, ed è la seguente. Come reagiremmo noi se Gesù dovesse visitare domani a pranzo la nostra famiglia? Per cui sia che siate da soli o con più componenti, cosa fareste? Sareste contenti? Sareste un po' agitati? Perché magari dopo la prima eccitazione poi però ci domanderemmo, cioè domani viene Gesù proprio fisicamente, cioè si incarna e viene a tavola da noi. Cioè cosa creerebbe in voi questa visita? Un po' di imbarazzo? Avete pulito casa, l'avete ordinato? Eleonora, com'è la casa? Quella che c'è da una parte o quella che... Signore, guarda, torna magari fra un mesetto quando l'abbiamo un po' sistemata. Avete fatto la spesa? Stasera al tramonto andreste a fare la spesa? E cosa comprereste? No, perché non è detto che tutto ciò che noi abbiamo nei nostri, come dire, stipetti va bene. Magari toglieremo quel cibo che sappiamo che non va proprio molto molto bene. Per cui sarebbe un grande stress. Poi magari vorremmo anche fare pace, se il nostro nucleo familiare è fatto di più persone, anche pace con i nostri familiari. Cioè voi ve lo immaginate che arriva Gesù e noi siamo litigati con qualcuno della famiglia.
Diciamo, noi vorremmo fare un po' bella figura. Magari diremmo al marito, se lui che si occupa di queste cose, ah, mi raccomando, aggiusta quel rubinetto che perde. Cioè, tu te l'immagini, domani viene Gesù e c'è questo rubinetto che perde. Oppure c'è un po' di muffa da qualche parte. Noi vorremmo veramente dare a lui il meglio. Però sapete che questo stride con la missione di Gesù? Perché dice il Vangelo, e vorrei prendere spunto da quello, il testo che leggiamo in Marco, al capitolo 2, versetto 7. Marco 2, versetto 17, chi ha la Bibbia può seguirmi in questo testo, dice quanto segue. E Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Se questo testo è vero, vuol dire che Dio è venuto per visitare le famiglie, non quelle perfette, non quelle che hanno fatto in tempo a dipingere, a mettere tutto in ordine, avere tutto il cibo perfetto, biologico, nutriente, tutto bilanciato, dove tutti hanno fatto la pace. In quel tipo di famiglia, il Dio cosa avrebbe a fare? Hanno già tutto. È un po' come il medico. Cioè, domani il medico bussa a casa vostra, dice: posso entrare? E voi dite: guardi dottore, qua è tutto a posto, siamo tutti bene, però so che i vicini hanno un problema. E se noi pensassimo Gesù in questo modo, non avrebbe da visitarci. Invece sono contento che Gesù viene a visitare le famiglie imperfette, le famiglie nostre, quotidiane, con gli alti e bassi. Non c'è nessuna famiglia perfetta, nessuna famiglia ideale, non c'è nessuna famiglia che ha risolto tutti i problemi. Anzi, in genere, quando se ne è risolto uno, ne viene poi fuori un altro, e a volte quell'altro è a volte un po' più grande rispetto a quello che abbiamo lasciato prima. Poi ci sono dei momenti di calma, di tranquillità, di felicità, per poi di nuovo interrompere con un'altra situazione. E Dio è venuto proprio per queste famiglie. Per cui forse Gesù non ci chiamerebbe in anticipo, perché saprebbe che vorremmo presentare a Lui un'immagine non vera. Lui probabilmente busserebbe alla nostra porta improvvisamente a lunedì sera, quando siamo in disordine, quando non abbiamo fatto la lavatrice, quando c'è una situazione di tensione, magari proprio nel momento in cui stiamo litigando col coniuge o abbiamo un conflitto col figlio sugli orari del rientro, in quel momento lui bussa. E la mia domanda è: ci sentiremo a nostro agio a farla entrare o un po' imbarazzati? E diremo magari: no, Gesù, guarda, c'è un problema, puoi tornare tra un pochettino? E invece no. Mi piace pensare a questo Gesù e al nostro rapporto con Gesù talmente familiare che se Lui bussa nei momenti in cui, nel momento di massima tensione in casa, noi ci sentiamo liberi di poter dire: per fortuna sei arrivato, dacci una mano. Gesù visita le famiglie così come sono, non ha difficoltà con le famiglie, tra virgolette, strane. Non ha difficoltà con le nostre incoerenze, con le nostre difficoltà. Lui è venuto per guarire, per restaurare. Se venisse in una casa, la ristrutturerebbe tutta, la riaggiusterebbe. Per quanto noi possiamo impegnarci a fare bella figura e a fare tutto quello che possiamo fare, e lui è l'esperto. Ogni tanto mi capita di, nel fare zapping, a volte vedo un programma, non mi ricordo mai come si chiama il titolo, di questi tre esperti che vanno nelle case, sono ospiti, che vengono ospitate, che c'è il pranzo, e c'è l'arredatore, il cuoco, e poi quella di buone maniere. Come si chiama quel programma? Ah, ok, vabbè, lo conoscete. Allora, avete presente che per quanto voi vi impegnate a mettere tutto, c'è sempre un difetto, no? Lì però non va bene questo. Per cui Gesù è ancora di più di cortesia degli ospiti. Per quanto noi ci impegniamo, troverebbe sempre qualcosa, perché la perfezione incontra la nostra umanità. Eppure, dice la Bibbia, Gesù è venuto proprio per fare questo. E allora accogliamolo nelle nostre famiglie, anzi, andiamo in una di queste famiglie che era solita ospitare Gesù,
per vedere come lui si trova in questo tipo di famiglia, che non è poi una famiglia veramente ideale, perché è la famiglia di Lazzaro. La conoscete, ve la ricordiamo? Lazzaro, Marta e Maria. Non è proprio una famiglia tipica di quelle che noi ci immaginiamo nei nostri quadretti. Perché? È una famiglia, ad esempio, dove non c'è la mamma e non c'è neanche il papà. È una famiglia di tre single. Marta non è sposata, Maria non è sposata, Lazzaro non è sposato. Ora, faccio una piccola parentesi, permettetemelo. Nel nostro immaginario, diciamo, il single è un po' una persona imperfetta. Nel senso che quando noi incontriamo un single, gli diciamo sempre, allora, quando ti sposi? Ok? Ma uno sposato mica gli chiediamo, ah, perché ti sei sposato? Cioè, il matrimonio è la scelta ideale, ok? Scontata. Per cui se uno si è sposato ha fatto una cosa giusta, il single no. Allora, se una dei genitori avessero, diciamo, un figlio non si sposa, cioè, beh, saremmo un po' dispiaciuti, però ancora si può gestire questa cosa qua. Provate a immaginare invece il secondo figlio che voi avete, anche lui, quando gli dite, ma quando ti sposi? No, io non mi sposerò mai. Già il secondo figlio single dovete un po' ingoiare, ma chissà come mai, vi fate qualche domanda, però sperate sempre nel terzo figlio. Quando scoprite che anche il terzo figlio non si sposerà mai, io credo che la maggior parte dei genitori qui presenti direbbero, dove ho sbagliato? Per cui questa è la famiglia che Gesù va a visitare. Marta, Maria e Lazzaro è una famiglia strana, come noi probabilmente, impropriamente, però comunemente noi la giudicheremmo. E ci dovremmo domandare perché Marta, Maria e Lazzaro non si sono mai sposati. Che problema avevano? Ci domanderemmo noi. Erano troppo egoisti, erano troppo concentrati su di loro. Che ne sappiamo? Oppure magari invece avevano deciso di non sposarsi perché volevano essere più al servizio degli altri. Non lo sappiamo, la Bibbia non è che ci descrive molto questo aspetto. Fatto sta che non sono assolutamente un modello di famiglia tradizionale. Probabilmente non daremmo a loro tre il dipartimento della famiglia. Che per avere il dipartimento della famiglia bisogna essere sposati, possibilmente con due figli, possibilmente il primo maschio, perché in Italia funziona così, il primogenito deve essere maschio, la secondogenita potrebbe anche essere femmina, giusto per bilanciare. Ecco, questo è il quadretto. Questa è l'unica conformazione familiare che potrebbe, come dire, competere e diventare responsabile del dipartimento della famiglia. Ma andiamo un po' meglio dentro questa famiglia per capire come gestiscono questo invito, perché loro veramente hanno avuto Gesù a casa loro. Allora, scopriamo che Marta e Maria, due sorelle dei tre, litigano in continuazione, ce lo ricordiamo? In continuazione creano un conflitto. Una è pratica, le piace servire, l'altra invece le piace ascoltare, contemplativa, e non riusciranno mai a fare pace su questo argomento. Ognuno dirà, no, bisogna essere diaconi, quelli che si svoltano le mani, che lavorano, e l'altro, no, bisogna fare le riunioni di preghiera. Sempre così. Anche nelle chiese credo ci siano questi conflitti, eh? C'è sempre quello più pratico, quello più contemplativo, qual è la cosa migliore? Una per cui è pratica e l'altra è riflessiva, una è pragmatica, le cose concrete, c'è un problema, bisogna risolverlo, l'altra invece è mistica, si affida a Dio, allo spirito, ascolta. Cioè qui bisogna mangiare, oh, anche sulle cose concrete, dice Gesù, qui dobbiamo mangiare, no, ascoltiamo Gesù. Cioè, ve l'immaginate che ora all'agape, finito il sermone e tutto, si va all'agape, le diaconesse vanno lì o i diaconi per sistemare, arriva qualcuno e dice, no, fratelli, ascoltiamo ancora lo Spirito. Cioè, qui parte un conflitto, era quello che parte con Marta e Maria. Il problema è che questo conflitto è così radicato che non riescono a fare bella figura neanche con Gesù, perché almeno con Gesù potevano quel giorno evitare di litigare, potevano mettersi a... c'è Gesù lì, cioè litigate davanti a Gesù voi, io non lo farei. È un po' come, e mi rivolgo ai genitori qui in sala, avete presente quelle esperienze con i vostri figli piccolini quando arrivano degli ospiti
un po' importanti, volete fare belle figure, e fate tutte le raccomandazioni. Mi raccomando, fate 10 raccomandazioni. Di queste 10 raccomandazioni, quante i vostri figli osservano? Anzi, in genere fanno di più del solito, e a volte ci dobbiamo poi un po' scusare con i nostri ospiti, dice, ma sapete, scusate, sai, non è che fanno sempre così. Loro non ci credono assolutamente, però noi ci proviamo un pochettino ad abbassare la tensione. Questo è quello che fanno Marta e Maria, ma proprio umane sono. A Marta, Maria li sta talmente qui sulle scatole, non ce la fa più, che anche di fronte a Gesù non si ferma. È proprio una famiglia normale questa, proprio quotidiana. Non solo, Marta e Maria fanno qualcosa di più, perché coinvolgono Gesù nel loro conflitto. Non solo non riescono a evitare di litigare tra di loro, ma vogliono triangolare Gesù. Vi è mai capitato di essere triangolati in una famiglia? Sapete cosa vuol dire triangolare? Cioè, c'è un conflitto, la parte A contro la parte B. Allora, a un certo punto, la parte A vuole avere i rinforzi, per cui voi siete il terzo e la parte B vi chiama perché vorrebbe che voi deste ragione a lei. No, questa è la parte A. Alla parte A. La parte B, anche lei vuole prendervi dalla vostra parte, e per cui loro litigano tra di loro, poi una cerca di parlare con voi, di portare quella parte, e la stessa cosa. Per cui che cosa si forma? Un triangolo. Questo si chiama la triangolazione. Vi è mai capitato di sentirvi triangolati? Arrivate in una famiglia, parte un problema, oppure in maniera impropria, che ne so, mettiamo che voi siete il marito, sapete i mariti, quelli bravi, quelli che danno una mano in casa, cucinano, stirano, eccetera eccetera, siete invitati in una famiglia dove invece in quel caso il marito non fa nulla, e la moglie di punto in bianco dice, amore, perché non fai come lui, vedi che lui è bravo. In quel momento lì voi vorreste sparire da quella, perché qualsiasi cosa voi dite parte un problema. Perché se date ragione a lei, il marito subito viene data, se date ragione a lui. Marta e Maria fanno la stessa cosa con Gesù, ve lo ricordate? Quando dicono, diglielo tu Gesù. Ognuna tira Gesù per la giacchetta, diciamo, una da una parte, una dall'altra. Che tensione in quella famiglia. Non deve essere stato semplice assistere a quella situazione. Ma facciamo un passo in più, Lazzaro, perché abbiamo detto abbastanza su Marta e Maria, potremmo dire qualcosa su Lazzaro. Sapete qual è il problema però? Che su Lazzaro non c'è da dire nulla. Non sappiamo nulla di Lazzaro. Lazzaro, il tempo che passa lo passa, ad ammalarsi, a morire e a resuscitare. Altro non fa in quella famiglia. È l'uomo assente. Avete presente nelle famiglie a volte c'è l'uomo assente? L'uomo che non si prende le sue responsabilità. Non sta dando né una mano a Marta per cucinare, non sta dando una mano a Maria per comunque creare un clima accogliente, non fa nulla. Dov'è? È al bar con gli amici? È rinchiuso con il suo computer che ha scoperto un nuovo programma? Qualsiasi cosa non è dove c'è bisogno. La moglie lo chiama in continuazione, dammi una mano per i figli, ma non c'è. Dammi una mano perché c'è un problema con i miei genitori, non c'è. Dammi una mano perché sono le fatture della banca, dobbiamo risolvere delle cose, e non c'è. L'uomo che non fa l'uomo. Lazzaro è l'archetipo dell'uomo assente. Poi magari Lazzaro era veramente attivo, per cui poi chiederemo scusa a Lazzaro un giorno nel cielo, ci racconterà perché gli evangelisti comunque non raccontano nulla di lui, se non che si ammala, muore e resuscita, e poi morirà poverino una seconda volta perché comunque gli tocca. Ma se gli evangelisti non hanno scritto nulla di Lazzaro, vuol dire che non ha fatto granché di significativo e ne ha inciso in qualche modo in questa storia. Per cui
strana famiglia. Marta e Maria che litigano davanti a Gesù, che lo triangolano da una parte all'altra, Lazzaro assente. Però perché Gesù visita questa famiglia e spesso? Perché Gesù si sente bene in questa famiglia, anche se un po', noi diremmo tra virgolette, un po' strana? Perché ha una cosa bella questa famiglia. Lo invita e gli permette Gesù di fare quello che è il suo mestiere, il salvatore, il guaritore, il medico. Giovanni capitolo 12, versetto 1 e 2. Giovanni capitolo 12, versetti 1 e 2. Gesù dunque, 6 giorni davanti alla Pasqua, venne a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti, e qui vi gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Marta, Maria e Lazzaro amano invitare Gesù a casa loro, anche quando ci sono i problemi. Forse soprattutto quando ci sono i problemi. Non si vergogna di sapere che ci sono dei limiti e che Gesù è il loro salvatore, il salvatore di ogni famiglia, colui che vuole portare guarigione, energia, visione in ogni famiglia. Gesù è un po' come l'esperto che abbiamo a casa quando lo invitiamo e scopriamo che a un certo punto lui è il professionista. Che ne so, se invitiamo un nostro amico ed è un idraulico e abbiamo il rubinetto che perde, prima di dargli il dolce finale gli facciamo la domanda sul rubinetto, sicuro. Se abbiamo un esperto nell'ambito dell'educazione, prima che lui vada via gli chiediamo qualche cosa riguardo ai nostri figli. Cioè, avere un professionista a casa è una cosa bella, ecco. Gesù vuole essere questo, cioè vuole essere colui che viene interpellato per dire: Signore, cosa faresti tu? Per avviarmi verso la conclusione, vorrei raccontarvi però una storia vera, questa volta, di che cosa Gesù può fare quando entra veramente nella storia di qualcuno e questo qualcuno in maniera sincera gli chiede: Signore, cosa puoi fare per guarire la mia vita? È la storia di un uomo che mi chiama e mi racconta che ha preso una sbandata per una sua collega. È ancora tutto virtuale, tutto platonico, nel senso che lui si sente molto attratta da questa collega e la cosa è ricambiata perché vengono messaggini, occhiatine. Sapete come funziona la seduzione? E per cui lui si rende conto che si sta creando un circolo sempre più stretto, a spirale, nel quale lui potrebbe cadere, anche se sa che è sbagliato. E per cui ha l'accortezza, piuttosto che sottovalutare questo problema e poi caderci dentro, di confrontarsi con qualcuno. Ora lui ha chiamato il pastore, ma quando abbiamo un problema chiamiamo qualcuno di cui noi ci fidiamo. Certo, non qualcuno che ci dia ragione, che se noi chiamiamo per consultarci un problema qualcuno che ci dà ragione, è meglio che non lo chiamiamo perché non serve a nulla. Dobbiamo chiamare qualcuno che in maniera oggettiva possa dirci anche qualcosa che a noi ci viene un po' scomodo, e solo questo è il senso di chiedere a qualcuno. Allora gli chiedo: raccontami un po' la tua storia, che cosa sta succedendo? Lui mi dice: io sono fedele a mia moglie, abbiamo 2 bambini, l'ultimo è un po' piccolino, però sento che mi manca qualcosa nella mia vita di coppia, e questa collega mi valorizza, mi fa sentire importante, mia moglie non mi fa più tanti apprezzamenti, mi dà un po' per scontato. Anche la vita intima, mi dice, non va proprio, anzi proprio non va, punto. Mi dice: da 10 anni che non ho rapporti con lei. Ora non so se sta esagerando, perché comunque nel frattempo hanno fatto dei figli, per cui non credo che... Però quello che raccolgo è che quella parte lì non è gratificante, punto. Se c'è, sarà i doveri coniugali che di tanto in tanto vengono fatti, ma non dà nulla di brio alla vita di coppia. A primo ascolto faremo il tifo per lui, e la moglie diremmo: è lei che non valorizza l'uomo, che non è, che non, 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 come dire,
che non lo sostiene, ok, che lo trascura in qualche modo, poverino questo uomo. All'inizio sembra che lui sia la parte, vittima di questa situazione. Io gli ho detto, dico, però fare oggetto di preghiera, chiede a Dio che cosa sta veramente mancando in questo rapporto di coppia, che cosa, quale svolta bisogna fare al di là di quello che fa tua moglie nella tua vita. E così lui riflette, permette a Dio di entrare in casa sua, e come il professionista può scombussolare, come cortesia per gli ospiti, voi avete apparecchiato in un certo modo, e poi arriva l'esperta, no, questa posata non va qui, va dall'altra parte. E non vi offendete però voi, perché è l'esperta, per cui accettate qualsiasi consiglio. E poi ci risentiamo, voglio risentire un po' la sua storia. E allora gli chiedo, e così esploriamo un pochettino, e nel dialogare scopro una cosa, che lui non vede più la moglie, lui per cui in questo caso, non stiamo parlando di lei, come la sua innamorata, la sua amante. Lui vede la sua moglie ormai come la mamma dei suoi figli, non la vede più con lo spirito della seduzione. E allora gli chiedo perché, cioè che cosa c'è? Dico, dice, parlando scopro che nella cultura nella quale lui lavora, cultura di uomini, nel porto poi, è una città di mare, per cui potrebbe essere che anche qui a Genova ci sia questa cultura. In quella cultura nella quale lui lavora, la donna, la madre, è solo la madre dei figli una volta che ha figli, non è più la donna con cui vivere l'ebbrezza, la gioia della sessualità, quella la si fa poi con l'amante. Per cui la moglie non la si vede più come con la passione con la quale noi la vedevamo quando eravamo fidanzati. Ormai lei deve solo accudire i figli, poi tutte le nostre, i nostri bisogni e fantasie è l'amante. E per cui lui va in conflitto, perché dice, io l'amante non la voglio, però quella è la cultura. Allora gli chiedo, dico, cioè vuol dire che tu mi stai dicendo che tu non stai vedendo da 10 anni tua moglie come donna da sedurre? Dice, no, non la vedo più così. E dico, allora il problema non è mica più tua moglie, e sei tu forse. Perché se una donna non si sente al centro del desiderio del proprio uomo, come fa a concedersi? Sei tu che hai dato tua moglie per scontato. Forse devi rivedere qualcosa, perché quella donna, prima di essere la madre dei tuoi figli, è tua moglie, una donna, con la quale continuare a coltivare questo rapporto intimo, oltre che poi l'aspetto della genitorialità. E lui ha detto, ma dice, non ci avevo mai pensato a questa cosa qua. Per cui ne fa oggetto di preghiera, ci pensa, poi dopo un po' di tempo ci risentiamo, dico, come va? Roberto, tranquillo, si è risolto quell'aspetto. Dico, allora hai visto, mancava, bastava poco. Eh sì, però è stata una fatica, perché ho dovuto togliere dalla mia mente alcune idee, alcune cose. Ecco, questo è quello che penso che fa Gesù quando entra nelle famiglie imperfette. Ognuno di noi è una famiglia imperfetta, e cerchi di dare quel qualcosa in più. E allora non posso che ritornare al testo che è stato letto all'inizio. Eh sì, perché l'abbiamo visto che è la cosa preferita che Gesù vuole fare a casa di Marta, Maria e Lazzaro, cioè essere invitata a cena quotidianamente, non il pranzo della domenica dove diamo il meglio di noi, no, quello quotidiano, quello dove abbiamo bruciato qualche cibo, dove c'è qualche cibo proprio magari non proprio sano da dare agli ospiti, quella quotidianità. Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno della mia voce apre la mia porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. E poi specifica, è lui con me. Perché non è detto che se Gesù cena a casa con noi, noi stiamo cenando anche con lui. Così come non è detto che quando un marito e una moglie sono a cena, stanno cenando insieme. Mi è mai capitato quando uno dice all'altro, ma mi stai ascoltando? Eppure sono allo stesso tavolo, stanno mangiando lo stesso cibo, ma sono su due mondi diversi, su due piani diversi. Ecco perché Gesù poi lo specifica, dice, io cenerò con te e tu con me. Cioè, ho bisogno che tu sia protagonista in questo. Per cui preghiamo che il Signore possa essere il nostro ospite, non d'onore, però cercate di capire cosa vorrei dire, il paradosso, cioè perché all'ospite diamo sempre il meglio, ma che non è quelli che siamo veramente noi.
Gesù possa essere l'ospite di casa, l'amico di casa, colui che in qualsiasi momento può entrare, che conosce tutto di noi, che non si scandalizza, ma che sa allo stesso tempo dare una soluzione, un aiuto. Scava a volte fa anche male, ma ciò che viene fuori da quello scavo è una vita. Così come questo uomo, dopo che ha permesso a Gesù di scavare, non ha più usato l'alibi della moglie, ma si è reso conto che lui doveva cambiare. Che il Signore ci benedica, che possa essere il nostro ospite quotidiano a casa con noi. Amen.